Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Gerba, più precisamente ci troviamo al Valtour Gerba Golf Resort and Spa. Siamo arrivati ieri, che è stato un pomeriggio di relax, di scoperta della struttura, ma adesso sono le 8 e di buona lena siamo già pronti a partire per un tour nel deserto organizzato da Valtour. Praticamente quest'anno in particolare Valtour vuole un po' sdoganare tutti i luoghi comuni riguardo il resort o la vita nel resort principalmente, dove chi entra nel resort si chiude un pochino fuori dal mondo e vive la vita del villaggio senza in realtà entrare in contatto con la struttura. Valtour si pone l'obiettivo quest'anno, in particolare qui a Gerba, di aumentare le connessioni con il territorio e dare l'opportunità a tutti gli ospiti di connettersi veramente con la Tunisia. Io sono curiosissima perché mi ricorda tantissimo il tour che abbiamo fatto in Marocco io e Jimmy, dove anche noi ci eravamo affidati a un'agenzia perché in determinati luoghi è anche difficile organizzarsi prendendo una macchina e andando da soli, quindi avere la possibilità di andare in un luogo e fare tutto organizzato per bene, in sicurezza, per me è imprescindibile. Quindi ora siamo pronti a partire. Zaino in spalla perché staremo via 2 giorni, sono 2 notti, e io sono curiosissima di farvi vedere tutto. 3, 2, 1, let's go! Nel frattempo sono entrata in modalità tunisina, mi manca solo qualche tono di colore, ma abbiamo raggiunto la nostra prima tappa, che è il lago salato in mezzo alla Tunisia, non mi chiedete il nome preciso. E qui stiamo, adesso vi faccio vedere, assistendo a un miraggio, perché da lontano, non so se in video rende, ma da qua lì sembra che ci sia un lago, che ci sia una distesa di acqua, ma in realtà è il riflesso, e man mano che ci avviciniamo ogni volta è sempre sabbia, sabbia, sabbia. Spero che renda anche in video perché è una figata pazzesca. Infatti sono 2 ore che in bus dico no, no, tranquillo Jimmy, adesso arriviamo, c'è l'acqua, e poi in realtà niente. Ma l'avete mai visto del sale? Cioè così in piena... cioè... di sale. No vabbè, questo hotel è stupendo, e questo lavoro con le pietre è tipico di questa zona, bellissimo, ed è fatto soltanto mettendo pietre avanti e alcune più indietro di diversi colori, bellissimo. Allora, Ascella Fashions dice che con questi occhiali specchiati non le piaccio. È tremendo, è diverso. Cioè, peggio di non mi piaci. Sento super international, super figo e tutto, sì, mi distruggi, sì. Così. Con questo cappellino. Vabbè, allora il cappellino me l'hanno prestato per non mettere il turbante. Scusa, ma mettere. C'è 50 gradi e hai un turbante di lana. Look. Guardate il look. Sì, ma è un look sbagliato. No, questo non è sbagliato. Un telino. Sto morendo di caldo. Appunto. Cioè, ti va. Però mi protegge dal. Vabbè, ma. Il cervello a fuoco. Devo curare i pensieri. Tanto la figa e poi. Ah, ora siamo pronti ad andare a fare il tour in jeep sulle dune. Oh yes. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Questa sera cena tunisina. Cos'è? Ok.
Bellissimo che a colazione propongono tutte queste cose. Io rimango le mie uova però. Colazione salata, anzi questo pane mi fa impazzire. Cioè, sembra tipo naan bread. Buongiorno, tour nel deserto dei Tu, siamo pronti a partire. Questa mattina sveglia presto, ore 6:30, eravamo già tutti belli pronti a fare colazione. Ora siamo pronti a partire per andare a vedere i canyon della Tunisia e altre bellezze. Let's go, let's go! Il mio tipico pranzo qui, pollo in salsa, insalata di pomodori e cetriolo e couscous, ci voleva. Marocco, eccoci, vibes, arrivati, zia. Olè. I dromedari, ci sono tanti nidi, eccolo Didi. No, questo è un cavallo, sono tanti nidi. Ma la bellezza di questa sabbia sembra velluto. Buongiorno, tour nel deserto day 3. Questa mattina abbiamo appena raggiunto un villaggio di trogloditi. Vi faccio vedere perché è proprio un salto dentro una cultura pazzesca. Vivono lontanissimo da città e vita civile e si faccio vedere. C'è Fatima che ci sta facendo il pane in questo pozzetto con cenere e carbonelle, con carboni ardenti, pietre, e il pane viene cotto a lato di tutto. Grazie. Shukran. Shukran. Wow. Cioè, ha le mani d'amianto. Wow. Vieni, ancora bollente. Fai metà. Vai, pronti? Pazzesco. È pazzesco. Questa è una camera dei trogloditi e è scavata nella roccia, infatti ha la particolarità di essere freschissima. Si sta una meraviglia qua. Là dietro c'è, penso, anche il bagno. Qui dormono, camera da letto. Wow. Terminato il tour nel deserto, siamo ritornati in hotel, pranzo e poi mare. Questo mare è strepitoso. L'acqua è cristallina, si vede il fondo, bellissimo, ma soprattutto è calda, cioè sono i primi di giugno, si sta una meraviglia, tanto che Jimmy non riusciamo ad uscire, usciamo, ma dopo 2 minuti diciamo, ma si sta proprio bene in acqua, e ritorniamo dentro, dita palmate, niente, oggi così. Talmente bello che io ho fatto una cosa che non faccio mai, cioè camminare con le gambe, con l'acqua a metà coscia nell'acqua. Io non lo faccio mai perché vedo sempre delle alghine, eccetera, non mi piace, ma sono un po' schizzinola su questo, e qui zero, zero, zero alghine. Terminiamo la giornata con un po' di movimento, allenamento. Abbiamo trovato questo spazio, cioè questo grande tappeto verde, che prendo come un tappeto da allenamento, e ora ci muoviamo. Spettacolo. Let's go. Guarda che vista. Bellissimo.
sera hanno organizzato serata a tema anni 70, c'è sempre qualcuno che la prende un po' troppo sul serio. Devo ringraziare la Sibilla che mi ha prestato questa camicetta perfetta. Ecco, capito. Vabbè, ora non mi inquadrare i pantaloni, inquadriamo sopra busto. Ragazzi, lui è comunque 20 minuti a prepararci per dire. I fiori hanno le spine, eh. Ah, hashtag dedication. Buongiorno da Gerba. DJ Erba in the house. Ok, buongiorno. Dopo aver fatto il tour nel deserto per i primi 3 giorni, adesso passiamo altri 3 giorni a Gerba, che è un'isoletta a lato della Tunisia, collegata da un ponte praticamente di 7 chilometri. E quindi in questi 3 giorni visiteremo questo pomeriggio la città di Gerba e poi domani saremo proprio nel villaggio a vivere il villaggio, tutti gli sport che si possono fare, come ad esempio tennis, ieri abbiamo fatto un po' di allenamento, nuotare, c'è un mare stupendo. E nulla, questi 3 giorni di tour sono stati veramente belli, mi hanno ricordato tantissimo quello che abbiamo fatto in Marocco e penso che sia uno dei modi migliori per visitare un posto così, soprattutto cioè bisogna andare con una guida, perché le guide banalmente sanno quali sono i migliori bar per fermarsi e fare la pipì. Non è una cosa banale, non è una cosa scontata. E poi quello che è organizzato è sì turistico, però ragazzi, cioè siamo turisti, c'è poco da fare. Quindi sentivo una presenza dietro. Buongiorno. E quindi per visitare questi posti e capire un po' come vivono le persone, le popolazioni, bisogna fare cose da turisti. Infatti, ad esempio, la casa dei trogloditi di ieri, loro proprio hanno deciso di aprire la loro casa per accogliere i turisti e loro vivono di quello essenzialmente. E veramente non avevo mai percepito quanto alcuni paesi, non so se mi vedete, come ad esempio quelli qui, la Tunisia, siano molto dipendenti dal turismo. E infatti loro continuano a ripetere che sono felicissimi di poterci accogliere, che dopo 2 anni, perché l'anno scorso mi sa che era ancora chiuso, dopo 2 anni per loro è un respiro, è un finalmente ritornare a lavorare, alla vita, fare cose, e quindi li vedi che sono proprio felici di averci, e sia per averci ma anche proprio per la loro economia. E quindi sono molto felice in realtà. E oddio, vedo il mare. Andiamo a vedere il mare perché l'acqua è sempre più blu. La prima mattina, quindi andiamo. Qui direi che è possibile avvistare cammelli in spiaggia, dromedari in spiaggia. Zizou? Che piccolo! Oddio, che bellissimo! Meraviglia! Pranzo fuori, vista piscina. Qui al ristorante si mangia benissimo, però ragazzi dovete amare la cipolla, perché la cipolla è ovunque, è un evergreen, cruda, cotta, qualunque tipo. Cipolla forever. E tante spezie, ma decisamente molto molto buono. Vero, buono? Tutto buono cosa? Tutto. Tanta cipolla. Vada là che piatta la meravigliosa. Tanta cipolla. Io oggi cipolla poca. Yeah, ciao. L'argilla si mette, rompe tutto e mettiamo acqua. E se vuole la potrito viene rosso, facciamo acqua con la pioggia. E se vuole la potrito viene bianca, facciamo acqua del mare. Thank you.
Qui si lavora per il loft, props, direi che ci siamo. Tizio dice qui ci si beve dentro sta roba. Non lo so, lo scopriremo, o moriremo di sabbia o no, andrà no, tutto bene. Lui dice che si può, si può bere e mangiare dentro queste ciotole, cioè sono stupende ragazzi, stupende. Ma questa io ne cercherei una fatta un po' meglio. Ragazzi, lasciatemelo dire, stasera la Silvia è imbattibile. Stasera dalla punta dei piedi alla punta dell'ultimo capello. Quanti cammelli dormite all'albero? Tanti cammelli. Stasera c'è la serata con Isina e noi siamo vestiti a tema, praticamente Jimmy, Sì, vai lontano, no? In confronto, meno. Sei un berbero, un berbero con le scarpe. Perché stasera Silvia è insuperabile. Merci. Le traduzioni mi spezzano comunque. Colazione tipo qui in Tunisia, omelette. Oggi sono riuscita persino a farmene fare una, perché in realtà questo è un piatto, non faccio di più. Questa di solo albumi, ricotta, deliziosa. Poi dove c'è la ricotta rubo una la fragolina di contorno, pane e bibitone, caffè. Sale, pepe, perfetto, ottimo. Stamattina! Prova a giocare a golf! Andrà malissimo, lo so già. Il villaggio Valtour qui a Gerba è un golf resort, cioè a 2-3 minuti di distanza dal villaggio si può andare a giocare a golf. Ci sono 27 buche, 55 ettari di campo e ora sto per fare la mia prima vera lezione di golf. La prima sera salire sul caddy! Guido io? Che belle le mazze! Ma questa cosa serve? Wow! Ho anche il mio guantino super professional. Ecco. Attenzione la Silvia alla guida del caddy! Prima affermazione, andiamo malissimo, già malissimo Silvia, andiamo già malissimo. Vai, parti! Silvia! Occhio, io non voglio fare constatazioni amichevoli stamani. Vai a modo, Che spettacolo! Adesso driftiamo! Basta poco per farti felice, è pochissimo! Bellissimo, che sogno! Dai piano! Devi andare piano! Poi di bella che te lo rifaccerò sempre questa guida quando mi dirai qualcosa. La duna! Le dune! Gasatissimi, gasatissimi! Oddio, siamo vicini, ferma! Ecco! Scontro! Scusa. È successo!
oggi ultimo giorno e sveglia prestissimo per mia volontà. Oggi è domenica e mi sono svegliata alle 5:30 e ho voluto subito correre al mare. Sono le 5:30, lo so. Per questo spettacolo. Qui è un po' strano, sinceramente, ma la mattina mi viene da svegliarmi presto e non sono assolutamente stanca, un po' perché vedo questo sole, questa temperatura già alta, le 5:30 e mi sembra tipo, cioè sembrano le 9, capito? Quindi questa mattina mi sono svegliata e invece di riaddormentarmi ho detto: Silvia, approfittane, corri al mare e goditi questo. Cioè, laggiù ci sono dei tunisini già in acqua, comunque, dei bambini. Dicevano che loro si svegliano molto presto la mattina, lavorano, poi già verso le 10, al più tardi proprio le 10, chiudono tutto perché fa troppo caldo per lavorare, quindi cominciano a smettere. Quelli che hanno magari, non so che lavoro facciano, sinceramente, perché noi le guide ce la combiniamo tutto il giorno. Dettagli. Bello. Oggi continuiamo con un po' di jet ski, non l'abbiamo mai fatto e è un motorino praticamente, a quanto pare si guida con un motorino, speriamo, perché qua è la fine. Pronti a partire! Silvietta le prese con fotografo e videomaker per creare i contenuti per la struttura. Finalmente un tramonto in spiaggia! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Che bello, che bello! Aspetta, eccolo! Termina così questa fantastica settimana alla scoperta della Tunisia e del villaggio qui di Valtour a Gerba. Veramente stupendo, è stata una settimana bellissima. E adesso noi, dopo che abbiamo fatto il tramonto in spiaggia, ci andiamo a cambiare questa sera look total white per aperitivo in piscina, cena italiana se non sbaglio e poi festa in spiaggia. Ma io concluderei qui questo video. Jimmy, come siamo a livello di Ringo People? Messi male come ogni inizio estate. Io, se mi vedete queste macchiette sul petto, so che me le avete anche chieste su Instagram, è un fungo che sto cercando di debellare da anni e non riesco a mandarlo via perché mi viene sempre fuori d'estate e mi va via d'inverno, quindi io appena ritorno all'inverno mi va via e dico risolto, e sapete che io non sono assolutamente brava a prendermi cura di me. Story of my life, quindi ecco. E niente, quindi io concluderei qui questo video. Se il video vi è piaciuto, se questo posto vi è ispirato, se sono riuscita a portarvi un pochino in vacanze lontano con, anche solo per questi 15-20 minuti, non lo so. E spero di avervi fatto conoscere questo bellissimo posto come la Tunisia, e noi veramente non c'eravamo mai stati,
ma merita veramente, veramente tanto. È stato veramente, veramente bellissimo. È stato bellissimo, meraviglioso tutto ciò che abbiamo visto, quindi bello. Bene. E basta, quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questi canali. Ciao Nini! Ciao ciao!